le solenni celebrazioni in piazza San Pietro, quando vedete tutti quei fiori e quelle piante, sono loro gli amici della Puglia che sono venuti in fin qui per farci dono di questo ulivo che ha assistito l'ultima messa delle palme in San Giovanni Paolo II. È un ulivo della pace e nel giardino della pace. Ringraziamo loro che ci hanno fatto di dono di questo ulivo così prezioso per l'età e anche per questo legame con la figura di San Giovanni Paolo II e un luogo così importante come San Pietro che ricorda tanto della storia anche del Papa Giovanni. All'inizio, siccome questa benedizione segnerà poi anche l'avvio dell'attività del santuario, perché Sua Eccellenza il Vescovo ha elevato la chiesa parrocchiale di Sottomonte, la chiesa di Nostra Signora della Pace, il giardino e la cripta, col titolo di santuario. Allora, prima delle parole del Vescovo, leggiamo le sue lettere. Francesco Vespi, per grazia di Dio e della sede apostolica, Vescovo di Bergamo. Premesso che la chiesa parrocchiale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dedicata a San Giovanni Battista, è ormai da parecchi decenni meta di molti pellegrinaggi a motivo della devozione a San Giovanni XXIII e che nella medesima chiesa e nei luoghi ad essa adiacenti, non solo i parrocchiani, ma anche numerosi fedeli si accostano al sacramento della penitenza, alla celebrazione dell'Eucaristia, nonché ad altri sacramenti e sacramentali, cosicché la Chiesa si configura come segno della presenza attiva, salvifica del Signore nella storia, luogo di evangelizzazione e carità, dove il popolo di Dio pellegrinante per le vie del mondo verso la città futura riprende vigore per proseguire il cammino. Con il presente atto, senza modificarne la condizione giuridica, conferisce e attribuisce alla chiesa parrocchiale di Sotto il Monte e i luoghi ad essa adiacenti il titolo di santuario dalla Curia Vescovile Bergamo 11 ottobre 2014 Francesco Vespi, Vescovo di Bergamo. Questa grazia che riceviamo nella sua persona santa, la grazia di una parola che ancora ci dà. Papa Giovanni, Papa, e io mi auguro che parli, che raggiunga il cuore come lo ha raggiunto nella sua vita e durante il suo pontificato. Cuore di ciascuno e il cuore di tutto il mondo. Sto vivendo anni molto intensi sotto questo punto, nel senso che Papa Giovanni è conosciuto in tutto il mondo, ma certamente vivere nella sua terra e entrare in una relazione molto speciale con lui. Sono stati anni ricchi di sé. Devo dire che mi auguro, ma ne sono anche convinto,
segni che invitano alla bontà e alla pace. Proprio sono segni che invitano alla fede, a cui si capiscono i frutti della bontà e della pace. Questi segni non si sono ancora compiuti, hanno avuto il momento culminante della sua canonizzazione. Qui sotto il monte si sono moltiplicati. Veramente una storia da raccontare, non solo quella di Papa Giovanni, ma quella di questo paese, di questa comunità sulla terra natale. Da questi segni, semplice ma molto intenso, anche questo del Divino Donato. Io stesso ringrazio coloro che ci hanno fatto questo dono. Dico tutto il mio apprezzamento per questo segno che unisce i due padri nel nome della pace. Sono stati canonizzati insieme, hanno segnato la storia dell'umanità con la loro testimonianza, il loro cuore, hanno offerto tutta la loro vita per la pace. Che questa benedizione del Divino avvenga nel giorno in cui, come è stato letto, ho raccolto questa istanza con tutto il cuore, perché Pisa, le chiese di Matrice, il giardino, le adiacenze, fossero proclamate santuario, arricchisce ulteriormente ciò che stiamo vivendo. Santuario è un luogo di preghiera, in tutte le chiese si prega. La chiesa è il servizio della comunità. Stamattina ho avuto la gioia di dedicare la nuova chiesa dell'ospedale pure a Pastorale, un momento di grandissima intensità. Il santuario educa particolarmente la preghiera personale, perché le persone ci accedono. La preghiera comunitaria. La preghiera come espressione di confidenza, e in Papa Giovanni possiamo avere più grande. La preghiera per sé, la preghiera per le proprie famiglie, la preghiera per coloro che soffrono, la preghiera per l'umanità. Ecco, sorelle e fratelli, la ricchezza di questi segni, di questi doni continuerà tra qualche istante e in un altro luogo che il Papa ci ha fatto ordinando l'esco il signor Maurizio Malvestino, presbitero della nostra Chiesa e uomo della nostra Chiesa. Adesso invocherò la benedizione del Signore, ma siamo noi che vogliamo benedire il Signore per tutti questi. Dio, fonte d'ogni grazia e santità, in San Giovanni XXIII ha offerto alla Chiesa ad ogni uomo un'icona palpitante della bontà e della mitezza di Gesù Buon Pastore, ci accompagni e ci custodisce, e camminiamo sulle vie del mondo testimoniando nell'obbedienza e nella pace il tuo amore che sa, per Cristo nostro Signore. Amen. Leggo la targa, questo vivo di più di 150 anni, originario della terra di Puglia, proveniente dalla città del Vaticano, è stato partecipe dell'ultima liturgia delle palme di San Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma.